Continua la raccolta fondi per completare il villaggio dell'accoglienza voluto dall'associazione Agebeo e Amici di Vincenzo Onlus. Questa mattina concerto di beneficenza alla multisala Chauville per gli studenti. Il villaggio dell'accoglienza, nato a Bari in via Camillo Rosalba su un terreno assegnato dal comune e confiscato alla malavita organizzata, è realizzato interamente da fondi provenienti da donazioni raccolte attraverso eventi e manifestazioni. Per completare il progetto, del costo complessivo di 1.200.000 euro, mancano ancora circa 700.000 euro. Il villaggio si estende su 3.000 metri quadri di area verde attrezzata con 10 unità, di cui 8 abitative con una reception e una unità destinata ad attività di riabilitazione. Un'impresa titanica che mostra tutta la forza di un padre che non si è arreso. Per ultimare una parte dei lavori ti servono 70.000 euro. Sì, confermo, devo finire la recinzione e l'acqua, perché adesso con l'estate che arriva dobbiamo iniziare a mettere la malta sulle pareti e ho bisogno di acqua. Quindi questo step su circa 3.000 metri di recinzione, quindi è bella grande la recinzione, più il condotto dell'acqua che deve essere di 150 metri per arrivare dove ho il villaggio, purtroppo occorrono questi fondi. Per salvare Vincenzo ne ho girati di centri. Allora, siccome è dentro di me, dentro la famiglia, dentro gli amici Vincenzo, allora l'idea era quello di tenerlo in vita facendo qualcosa, ma non è un'opera titanica, è solo l'opera del buonsenso. Aiutiamo gli altri, ed è la cosa bella che si possa fare. Quindi le 700.000 euro che mi occorrono, ne ho trovate 500.000, non vedo perché non ne possiamo trovare altre 700.000. È chiaro che se tutti sono bravi a parlare ma nessuno si rimbocca le maniche e dà una mano, io non sto facendo queste cose per salvare mio figlio sta tenendo la verità, ma le sto facendo per salvare tutti quei bambini, e ce ne sono tantissimi che purtroppo non riuscite a comprendere, che sono veramente tanti bambini che soffrono, che stanno male. L'accoglienza fa parte anche della terapia medica e io quello ho promesso a mio figlio, di accoglierli. Ho usato il suo letto quando lui non c'era più, però adesso è incapiente, insufficiente. Il primo appartamento in via Tommaso Fiore, 600 famiglie, nuclei familiari, adesso sono 10 unità, veramente potremmo salvare tanti, tanti bambini. Però non riesce ad entrare nella testa, non ci vuole nulla, a mettere un euro, a venire a vedere sul posto. Ma che cosa ci vuole a immaginare? Io purtroppo mi giro, mi sento solo. Obiettivo del villaggio: dare accoglienza alle famiglie che assistono i loro bambini colpiti da leucemia e costretti a lunghi periodi di cura. L'Orchestra Sinfonica della Città Metropolitana ha fatto riecheggiare i grandi autori della musica classica, da Rossini a Bizet, da Puccini a Mozart. Sul podio il maestro Simone Valeri. Si replica stasera alle 21. Michele, quali sono i prossimi appuntamenti? Sì, il prossimo appuntamento è domenica prossima, il 7, allo Sheraton, jazz e cinema. Vi invito veramente a partecipare, perché è splendida, sarà una splendida una serata dove tutte le sigle dei film famosi saranno dati in forma jazz e sarà un entusiasmo eccellente. Poi l'altro appuntamento è il 25 aprile all'autodromo di Binetto. Facciamo una gara, tutti coloro che vogliono partecipare possono farlo, si entra in maniera gratuita nell'autodromo e i bambini che vorranno fare il giro dietro ai motociclisti avranno il loro casco e potranno andare a cavallo anche delle maxi moto, così potranno anche fare un loro giro. E poi uno spettacolo per tutti, famiglia, ragazzi, il 3 maggio, sempre qui al Teatro Chauville, è il secondo concorso di magia, è magia comica, non abbiate paura delle spade, non ci stanno spade, ci sono clown, pagliacci, coriandoli, magie con le mani, pranoterapia, cioè vi divertirete tantissimo e vi invito a partecipare il 3 maggio e poi il 25 e 26 maggio organizzo una regata con la città di Molfetta. Tutti coloro che vorranno partecipare andassero sul sito della GBO e mi telefonassero.